In virtù della sua vista acutissima, aggiunta all'abitudine gregaria, il colombaccio è tra i selvatici più sospettosi e difficili da cacciare che vi siano. Per tale ragione, tanto le tecniche di adescamento da applicare, che devono essere rigorose ed ineccepibili, quanto il mimetismo da adottarsi, che impone abitudine consolidata e fermezza di intenti, rappresentano un grado di preparazione che fa di questa caccia un esercizio da specialisti e che in nessun caso può essere improvvisato. Vediamo ora di concedere agli eventi e ai protagonisti il tempo ed il modo di illustrarci le fasi salienti di quel giorno d'autunno. Vengono tutti in qua questi. Li vedo. Guarda, guarda là, che vortice, sembrano tutti avvoltoi da come girano intorno. Oh, questi arrivano, eh. Due. Buono, buono. Muoviti, muoviti, muoviti a quelli del latte, muoviti a quelli del latte. Dai, dai. Dai, dai, chiama, 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 chiama. Ecco. Chiama. Guarda, tutto il branco dietro, eh. Tutto il branco. Ecco perché, nonostante l'imponente transito di oche e l'attesa ben allestita, il primo cliente di giornata è un temerario esemplare di germano. Finché le oche si dimostrano guardinghe, qualche abbattimento di anatra ci sta a fagiolo. Tuttavia, quando c'è la possibilità e l'intenzione di insidiare il palmipede più ambito ed emozionante, i cacciatori danno ad esso la priorità, prendendo in considerazione uccelli alternativi solamente quando non vi sono in gioco prede più importanti. In questa fase i cacciatori devono essere oltremodo pazienti e non concedersi distrazioni. Nonostante sia ancora presto per raccogliere i frutti della strategia attuata da Orano, la quantità di oche in transito è davvero impressionante. Per di più, il fatto che l'atteggiamento di alcune di esse oscilli tra l'indecisione e la voglia di curare lascia presagire che da un momento all'altro qualcosa di nuovo possa accadere.
Di fronte ad una planata più convinta delle precedenti, sembra proprio che la lancinante attesa dei cacciatori possa essere finalmente premiata. Il ghiaccio finalmente è stato rotto. La prima oca è caduta fragorosamente sul placido specchio d'acqua, infrangendolo per alcuni istanti. L'attesa comincia a dare i suoi frutti e c'è da aspettarsi che il progressivo innalzamento della temperatura, l'intuizione del capocaccia, venga abbondantemente premiata. Del resto, con un clima mite come quello odierno, del tutto inusuale per il periodo, insidiare uccelli in pastura, sia presso i laghi, sia mediante appostamenti allestiti nei campi, si sarebbe potuto rivelare controproducente. Un'anatra, senza alcuna titubanza, va a posarsi tra gli stampi a pochi metri dall'appostamento. Essa costituisce un comodo e facile bersaglio, ma i cacciatori, a dimostrazione di quanto si è detto poc'anzi, si trattengono dallo spararle. E ciò nella consapevolezza che fino a quando vi sono oche in volo, la loro piccola rinuncia potrebbe ripagarli con premi e soddisfazioni di gran lunga maggiori.